Ti sei mai chiesto se è possibile creare una macchina del fumo con un ferro da stiro? No? Bene, vuol dire che hai tutte le rotelle a posto, io invece me lo sono chiesto e in questo video proveremo insieme a vedere se funziona. Non farlo a casa e guarda il video fino alla fine. Allora, mannaggia. Niente, volevo fare un'entrata in scena figa, però niente, vabbè. Mi sono incastrato col cavo qua del ferro da stiro. Allora, questo è un ferro da stiro a vapore. Bene. Questo è un microfono che entra in campo, benissimo. Che cosa voglio fare? Il microfono non c'entra niente, oddio, deficit dell'attenzione, benissimo. Voglio provare a fare una cosa abbastanza semplice e che se funziona sarò contento, ecco. Voglio sostituire l'acqua contenuta nel ferro da stiro con il liquido per il fumo. Mi è venuto in mente così l'altra volta che stavo stirando questo fondale, mi sono fatto un po' un selfie lì su Instagram e ho visto che per far vedere il vapore è un po' difficile, ecco, se fosse stato del fumo sarebbe stato ancora più semplice. C'è anche il tutorial fotografico, insomma, dove abbiamo usato proprio questa qui. Teoricamente si potrebbe fare anche con un... ma che perde acqua? Si potrebbe fare anche con un ferro da stiro normale, però non lo so. Ecco, l'importante che io tengo a precisare una cosa: quello che farò è solo un esperimento. Aspetta che sposta la prolunga da qua sotto perché sai come con l'acqua. Ecco, è un esperimento e... ma perché perde acqua? Fino a ora non l'ha persa mai, vabbè. È un esperimento, quindi non farlo a casa. Non seguire quello che dico, ma se comunque vuoi vedere che cosa sto utilizzando, perché magari ci sono delle caratteristiche particolari, ma sono robe economiche alla fine, ecco, ti lascio il link in descrizione. Andiamo a mettere il liquido del fumo qua dentro anziché l'acqua. Facciamo questo. La corrente è staccata, sì, vediamo un po'. Ok, niente corrente, importante. Okay. Allora, questo c'è il serbatoio e lo dobbiamo svuotare perché ci dobbiamo mettere il liquido della morte, no, il fumo qua. Allora, facciamo che svuoto massimo. Ok, perfetto, alza la polvere, vabbè. Mamma mia, ok, svuotiamo questa. Dentro cavacca. Bene, allora non so, vabbè, se si allunga un po' con l'acqua non succede nulla, cioè in teoria funziona lo stesso il liquido della macchina del fumo, quindi e poi che materiale sarà? Glicerina? Che cos'è? Ne metto poco per iniziare, vediamo se va bene, eh? Perfetto. Questo lo metto qui. Oh, un altro po' faccio cadere questa. Piano, facciamo danni. Ok. Andiamo a provarlo. Allora, attacco la presa. Ci vorrà qualche secondo perché entri in surriscaldamento. Raggiunga la temperatura. Nel frattempo magari facciamo due chiacchiere. Metti un like, lasciami un bel commento. Ecco, vediamo se indovini. Prima di andare avanti, lascia adesso in questo istante un commento e scrivi: io penso che accadrà questo, penso che funzionerà, che non funzionerà, ti scoppia in mano, si brucia, prende fuoco. Ecco, vediamo se ci azzecchi. Si sta scaldando, meglio che mi allontano anche dal microfono. Aspetta, questa forse questa potrebbe essere ancora l'acqua di prima, cioè che era rimasta qua dentro. Funziona! Sì! Sì, può fare! Sì, fantastico! Oddio! Cioè, ho tutto lo studio. Non si vede più niente, ragazzi. Dovrò aprire qualche finestra. Allora,
ha funzionato, sembra per ora che funzioni, sono molto molto entusiasta, non vedo l'ora di provarlo, mi sa che prossima settimana acchiappo Mariella, insomma, gli faccio fare da cavia, ok, e faremo un po' di foto con il fumo, chissà, è fantastica sta cosa, ma poi è bello denso questo. Ok, ti lascio in descrizione magari anche un altro tipo di fumo che non permane così tanto e può essere più utile per fare le foto anche in casa. Madonna. Ma sono contento, ma bisogna vedere se nel tempo funziona. No, il microfono. Che succede? Qualcosa? Che fissa. Vabbè, praticamente alla fine c'è una macchina del fumo con una trentina d'euro, liquido compreso più o meno, quindi è figo, è ok. Bene, ti lascio il link in descrizione. Però sai che cosa? Prima perdeva un po' d'acqua, però vedo che qua, ecco, rimane più liquido, cosa che non succede quando usi il vapore anziché il liquido del fumo. Però sti cavoli, per me va bene, non lo fare in casa. E se mai lo fai, fai attenzione, non è colpa mia se succede qualcosa. Soprattutto se tua moglie ti prende a schiaffi perché l'hai preso io il ferro da stiro. Che poi sta cosa delle mogli, le donne, il ferro da stiro, cioè i luoghi comuni. Io le camicie me le stiro da solo. Si vede? Scotta! Ok, ricordatevi che il liquido che schizza ogni tanto random può scottare. Ciao! Aspetta, aspetta, se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale attivando la campanella su tutte le notifiche se non l'hai ancora fatto, brucia veramente, e niente, ciao!